viceversa, l'assenza di persone nelle quali specchiarsi ti può creare quella sindrome da specchio della strega di Biancaneve, cioè il fatto di sentirti da solo di fronte a uno specchio. Tra l'altro ho scoperto, leggendo dei testi l'altro giorno, che Platone diceva: se tu con la parte più preziosa dei tuoi occhi guardi l'altro nella parte preziosa dei suoi occhi, vedi te stesso. Quindi per caso avevo colto un concetto che Platone aveva tirato fuori più di qualche migliaio di anni fa: il bisogno di incontrare le persone per specchiarsi su di loro. E quindi non c'è niente di meglio dell'incontro casuale per avere questo tipo di riflesso, perché altrimenti una cosa vissuta in modo già previsto non può essere autentica, perché mi ci avvicino già con prevedendo quello che potrebbe accadere, quindi mi creo delle illusioni, mi creo tutta una serie di ragionamenti che poi mi potrebbero portare fuori strada. Quindi a un certo punto il protagonista dice: si è messo in moto il caso, ci salto sopra al volo, che non vuole essere così definitivo come dire scelgo il destino piuttosto che vado dove mi porta il cuore, cose del genere, ma metto in moto il caso appunto e ci salto sopra. Quello che succede, succede, non ho nessun piano preventivo. Lo specchio ci porta fuori dalla routine e nel contempo ci aiuta a capire noi stessi. Il protagonista così durante il viaggio incontra delle persone e queste a loro volta lo indurranno a cambiare percorso. Quindi vuol dire che il suo percorso è quello che deve fare in quel momento. Il concetto qual è? Che la vita ti pone di fronte a degli incroci e tu scegli una strada. Ogni incrocio è una scelta e ogni una scelta comporta una perdita o una rinuncia, perché per decidere una strada devi rinunciare a quell'altra. E questo ti fa capire anche quindi qual è la tua anima in quel momento, per cui non puoi pensare prima a quale strada farai, perché altrimenti non sarà la tua anima a fartela scegliere. A un certo punto lui dice: se anche il vento non sa dove va, io non, come faccio io a prendere una decisione sulla strada che prendo? Eccolo qua. Così come il vento non va mai in una sola direzione, come faccio a decidere dove andare? Il vento non sa cosa cerca, lo scopre sfiorando. È un vero e proprio sospiro, un soffio, quella cosa che suggerisce la direzione. Camminerò e anche il solo respirare mi indicherà il percorso da seguire. Quindi lui si estranea dal progetto, da un progetto, e si lascia andare lungo la strada. Quindi questa strada ti porta a Liegi, ti porta ad Ostende, in Normandia, in Bretagna, a Mont-Saint-Michel, ma il personaggio che tu hai descritto, che cosa andava cercando? Chi andava cercando? Allora, come abbiamo detto, parte con l'alibi di cercare la sua amica conosciuta molti anni prima. E questo rimane comunque uno scopo. Strada facendo, quindi imbocca percorsi diversi, in un certo punto torna indietro perché un suo amico gli segnala che forse questa persona è stata vista, eccetera,
E questo percorso fa emergere la consapevolezza che in realtà lui deve convivere con i suoi fantasmi e capire che tipo di influenza hanno su di lui, ma senza che prendano corpo. Spinoza, mi pare, un filosofo, ha detto che i desideri sono una mancanza. Un desiderio è una mancanza. E un altro filosofo dice che la mancanza, questa percezione, genera l'azione, ti fa mettere in moto. Quindi, se mettiamo insieme questo concetto, lui, il percorso che sta facendo è generato dalla percezione di questi desideri e strada facendo capirà cos'è veramente che gli manca. Il viaggio appunto si snoda in più paesi, quindi chi legge il libro si troverà appunto in Germania prima, poi in Belgio, a Ostenda, sulla riva del mare del nord, poi in Normandia, in mezzo alle rocce di granito rosa, gli scogli del faro di Point-Durand, e vedrà tutti questi scenari che io di solito cerco di descrivere in modo molto sintetico e molto essenziale, perché una frase deve essere potente e definitiva, non deve essere lunga, non deve essere una descrizione, deve darti in quel momento con una botta secca e via la suggestione che ti fa vivere quell'emozione, perché l'emozione è un evento improvviso, non è razionale e quindi ed è indotto o da una situazione o è indotto dalla mente. Ovviamente attraverso la scrittura noi possiamo passare attraverso la mente, quindi se riesco con una frase molto appunto essenziale, riesco a far insorgere quell'emozione. E qualche lettore mi ha detto che si trovava lì quando leggeva la frase, quindi vuol dire che ha raggiunto lo scopo. In quel momento il protagonista non è sulle tracce di qualcuno, sta solo vivendo quei paesaggi e li sta in qualche modo respirando, perché lui è molto preso dai panorami, dai paesaggi, eccetera, e questo gli dà la sensazione che va piano piano cercando, e emergeranno, insorgeranno queste emozioni e gli faranno vivere il viaggio e vivere tutte quelle quel percorso interiore che sta cercando di fare e di cui si rende conto man mano che lo fa.